Tiago, due vittorie consecutive che vi hanno dato sicuramente più fiducia, più consapevolezza dei vostri mezzi e adesso il calendario cambia un po' perché gli avversari saranno più complicati. Sì, due vittorie che servivano, perché comunque dopo tutte le buone prestazioni che abbiamo fatto, finalmente sono arrivati i punti che meritavamo. Adesso arriva un bel tridente, comunque tre partite molto, molto difficili, però anche questo è il bello comunque del campionato, che arrivano questi momenti in cui dobbiamo testarci. Vedrai per la prima volta il Bonolis con la maglia del Teramo. Sì, l'ho visto l'anno scorso da avversario, quest'anno invece indosserò la maglia del Teramo. È una buonissima notizia perché torniamo a giocare nel campo, dovuto giocare le prime due partite casalinghe e niente, questo potrà portarci solamente cose migliori. State trovando convinzione e consapevolezza anche nel reparto difensivo. Sì, piano piano comunque stiamo sempre andando meglio. Comunque domenica, nonostante il gol subito, dopo abbiamo fatto un'ottima partita perché non abbiamo mollato, siamo rimasti concentrati. Comunque il mister ci ripete sempre a noi fuori quota che noi non fungiamo da fuori quota ma bensì da over, anche se non lo siamo. Però ho comunque le mie responsabilità anche quando giochiamo insieme a Brugarello, comunque non si vede, che siamo giovani, anzi, forse è una cosa in più, una cosa migliore. Queste prime giornate di Serie D, del girone F di Serie D, come ti sono sembrato? No, abbiamo trovato comunque molte squadre, se non tutte, ben organizzate, non ti concedono tanto, e anzi sì, la minima difficoltà che concedi all'avversario comunque ti fanno male. L'abbiamo notato nella prima partita contro il Fossombrone, dove ci hanno fatto male loro, mentre nell'ultima abbiamo fatto male noi all'Isernia. Quindi è un campionato molto tosto da giocare, ogni partita può essere imprevedibile. Però anche questo è il bello. Due realtà che hanno sempre calcato campi più importanti e quindi sì, sarà una stupenda partita secondo me sia da parte nostra che da parte loro e sia da parte dei nostri tifosi che dei loro.